collocare la musica di Fedele credo che sia da un certo punto di vista molto facile, nel senso che è un autore che ormai in 20 anni ha chiarito qual è la sua posizione, che è poi una posizione molto originale e molto individuale, in cui la lezione anche dei maestri, sappiamo benissimo che Fedele proviene da lezioni molto molto rigorose, si è stemperata in un tipo di linguaggio molto personale e che appunto non nega affatto quello che spesso viene, di cui viene spesso accusata la musica d'oggi, cioè la necessità di soprattutto essere musica, quindi di farsi ascoltare e di essere giudicata anche per quello che dà l'ascolto, e in questo senso la musica di Fedele dà molto. It's a virtuous piece, especially in the end. The player has to play inside the piano, to put the fingers on the strings and play harmonics. And it's a big virtuosity in a way, because we are not used to do it. And we play in the normal way, and then we have to do it suddenly. And it's one of the most magical passages of the concerto, so we have to take care. Alla fine del terzo movimento, nel punto di maggior climax, i pianoforti che fino allora si sono sempre inseguiti improvvisamente diventano omoritmici e all'unisono, e lì inizia una serie dodecafonica. In effetti il pezzo comincia da un nucleo piuttosto ristretto di strumenti, i due pianoforti col gruppo di percussioni, poi pian piano si espande a tutta l'orchestra per coinvolgere solo l'orchestra privata dei soli, come una sorta di notte galattica, poi ricompaiono gli strumenti, c'è un riassorbimento ancora della luce per terminare alla fine con i due strumenti e quelle percussioni che avevano generato il pezzo fin dall'inizio con un piccolo fondo di archi. Quindi c'è un percorso, se vogliamo, ciclico, orbitale.
I due soli apre una nuova, credo, una nuova stagione nel mio modo di comporre, in cui gli elementi diventano sempre più stringati e laddove ci sono le complessità sono fatte di sovrapposizioni di semplicità, di tante semplicità.